Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, allora, c'è un problema? Bene, siamo qua a risolverlo. Allora, il problema, abbiamo un problema. Cos'è il problema? Il problema è la misura di dove sei arrivata a livello di espansione, di crescita. Quando arriva un problema in una situazione, dici ho oh, un problema, mm, un problema. E può anche essere in linea generale un problema. No? Come risolvo questa situazione o come do la svolta a questa situazione. Allora, il problema è la misura dell'espansione a cui sei arrivata e a cui stai per giungere. Vi faccio un esempio molto semplice: e il bambino ragazzo arriva alla la scarpa numero 35, non gli va più, dobbiamo prendere il 38, è cresciuto il piede. Ah, problema! Ok? Significa che tu sei cresciuta e il piede si è espanso, devi mettere una scarpa più grande. Quindi il problema arriva perché tu ti sei espansa e devi superarti. Va bene? Quindi ogni tipo di problema ci dà la misura della nostra evoluzione. Ci siamo evolute, dobbiamo cambiare scarpa. E quindi, come affrontiamo questo problema? Qualsiasi tipo di problematica si tratti, eh? E quindi andiamo a vedere quale qualità stai per sviluppare in questa situazione dove tu vedi un problema, vedi una situazione un po' difficile, va bene? Quale qualità stai per sviluppare? Lo faremo utilizzando le carte metaforiche associative che sono straordinarie per fare questo lavoro utilizzeremo anche i tarocchi ma andiamo a vedere prima di tutto con le carte associative cosa ci rispondono rispetto al problema vedremo gli stati d'animo vedremo si prestano molto a questo ok allora ragazze mie e ragazzi eh, ovviamente parlerò al femminile però ragazzi miei ribaltate il concetto ok abbiamo tre varianti potete anche sceglierne più di una, magari un problema specifico su una, un altro problema su un altro, o sentire tutte e tre, fatevi sempre ispirare dalla vostra maestria. Allora abbiamo prima variante l'unicorno, seconda variante il brindisi, terza, il, due bicchieri col brindisi, terza variante la rosa. E partiamo dall'unicorno. Allora, unicorno, lo mettiamo qua e andiamo a vedere con queste straordinarie carte. Che si battono un po' così, sono enormi, ce cioè sono tante. Allora vediamo: andiamo a estrarre la prima carta che andrà a, a, a vedere come stai affrontando questa situazione. Poi andremo, andremo a vedere quali sono le qualità, gli stati eh, che tu non accetti in te o che neghi. Insomma, adesso vedete, ragazze: eh? ok, le battiamo un po' così variante dell'unicorno, andiamo a prendere una carta come stai affrontando questa situazione rispetto a un problema specifico, rispetto a una situazione, vediamo quale qualità e dopo vediamo la qualità, allora uh. così Questo malloppone meraviglioso. Vediamo allora: andiamo a prenderci una carta su come stai affrontando questa situazione. Allora, qua la vedete l'immagine: c'è una donna che è un po' afflitta, un po' come un po' di quattro di coppe, mi verrebbe da dire, un po' afflitta, un po' sconsolata, un po', eh, un po delusa, un po' che ha perso le speranze, però al tempo stesso si trova in un giardino, in un bosco. E quindi, comunque, il, cont il contatto con la terra mi dice: sì, c'è una situazione di abbassamento d'animo, un po' sconfitta, però il contatto con la sua natura, con la terra, non l'ha mai perso con la sua natura interiore. Quindi, diciamo, come stai affrontando questa situazione? Diciamo che c'è un abbassamento d'animo, un abbassamento d'animo, un po' sconsolata, un po' perso le speranze, eh, un po' così. Va bene, questa è la carta di partenza. Andiamo a vedere adesso quali qualità o stati d'animo tu non stai accettando in te stessa oppure stai negando di manifestare uno stato d'animo in particolare in questa situazione. Ok? Andiamo a vedere qual è lo stato d'animo che non accetti in te o stai negando in questa situazione. Qual è lo stato d'animo che non accetti o che stai negando? Quello di avanzare. Qua c'è una donna che entra in una, in una casa, in, in un luogo, si permette di osare. Quindi qual è lo stato d'animo, la qualità tua che non stai accettando in te stessa o in te stesso, oppure stai negando di manifestare in questa situazione? In questa situazione stai negando di osare. Qua c'è una donna che gentilmente entra in questa casa, quasi eh, mi verrebbe da dire, eh, chiede permesso. Chiede permesso, però entra, azzarda un'azione, azzarda qualcosa. Va bene? Azzarda qualcosa. Quindi molto, ehm, molto evocativa questa carta. Mi dice che pur la sua parte mentale gli dice che magari sta sbagliando, per una parte di sé gli dice. Tenta, prova. Quindi è come se stai negando a te stessa eh, quella parte che deve usare e non stare sconsolata così. Deve usare, devi tentare, mi sta dicendo. Devi tentare, devi affrontare, tenta. Mm? Seppur col, col permesso, entrando, chiedendo permesso, ma tu sei entrata. Però sei entrata, chiedi permesso, ma sei entrata. Va bene? Applicatela alla vostra situazione. Queste carte sono meravigliose perché ti danno proprio l'opportunità di, di applicarla a più circostanze. Va bene? Quindi di osare, osare. Okay. Andiamo a vedere adesso um, cosa sarà scomodo, cosa potrebbe essere scomodo per te rispetto al mondo esterno se mostri questa qualità di osare no? cioè cosa che ti potrebbe risultare scomodo se mostrassi questo tuo osare è uscita da sola vediamo un po e qua abbiamo una figura molto interessante c'è una donna che non so se la vedete che metto un po qua che ha in mano un fiore eh? quindi rispetto alla domanda che abbiamo fatto Cosa potrebbe essere scomodo per te rispetto al mondo esterno se mostri la qualità di osare? Quella di farti vedere candida, pura, sì, candida, pura, pulita. Anche qua c'è una donna che, vedo una donna molto compassionevole, molto elegante d'animo. È come se ti vergognassi di mostrare una parte più elega di eleganza d'animo, mi verrebbe da dire. Mm. Devi osare per mostrare la tua eleganza d'animo. Cioè, questa eh, accoppiata di carte mi sta dicendo che la situazione che ti rende d'abbassamento d'animo, no? qual è la qualità che devi, che non stai accettando, che stai negando di manifestare in questa situazione? Il tuo osare. Seppur con delicatezza e gentilezza osare. Perché? Perché ti darebbe fastidio che gli altri vedessero questa qualità tua, questa eleganza d'animo, che seppur sei elegante d'animo, però tu osi. Va bene? Mm. Molto chiara, bellissima. C'è cioè, come se tu, mostrando questa tua qualità, avessi paura di farti vedere elegante d'animo. Oso, ma sono elegante. Però oso. Sono anche compassionevole, però oso. Ok, andiamo a vedere adesso. Perché ti spaventa essere così elegante d'animo? Perché ti spaventa mostrare questa qualità? Vediamo. Perché ti spaventa essere così elegante d'animo? Perché ti spaventa mostrare questa qualità? Perché ti spaventa mostrare questa qualità? Perché? Qua c'è una donna, è molto enigmatica questa figura rispetto alla domanda perché ti spaventa mostrare questa qualità. E perché c'è una parte di te che guarda male questa tua qualità di essere elegante d'animo seppur comunque ci provi o si in una situazione. Molti di voi hanno un modello di, di riferimento a livello inconscio e non vogliono sembrare così. Altri invece c'è una... è come se mi venisse, non vuoi essere presa per quello che non sei. Mm. cioè ti spaventa cioè mm, ti spaventa mostrare questa qualità di eleganza d'animo perché c'è una parte di te molto austera molto autoritaria che non vuole che tu la mostri perché ne, 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 trarrebbe soltanto, ne trarresti solo beneficio c'è una parte di te più austera che non vuole capito mm. ok voglio vedere adesso come può essere utile esternare questa qualità. Su cosa è possibile fare affidamento per riuscire a tirare fuori questa qualità di eleganza d'animo, seppur con determinazione. Vediamo un po' come puoi mostrare questa qualità. Come può essere utile esternare questa qualità. Come può essere utile esternare questa qualità. Come può essere utile esternare questa qualità. Guarda, qua c'è cioè una donna bellissima vestita in modo molto elegante, come può essere utile esternare questa qualità? Mi viene in mente già l'abito, guardate come la vedete così, questa donna come può essere utile esternare questa qualità e, essendo fiera della tua eleganza d'animo, ma anche eleganza fuori, sei una donna molto elegante. Mm? Mi dicono che sei una persona molto elegante ed è come se al tempo stesso, allora mi viene chiaro qua, tu sei una donna molto elegante, però c'è una parte di te che se osi nel fare qualcosa ti giudica male mh? e quindi di conseguenza all'esterno tu non vuoi sembrare una donna poco elegante. Ma l'osare, chiedendo permesso, significa essere eh, padroni di se stessi non significa che le, le altre persone ti possano giudicare male Vabbè? anche perché gli altri non esistono fuori qua mi stanno dicendo che tu devi essere sei una donna molto elegante sei una persona molto elegante dentro e fuori mi stanno dicendo che il modo migliore per in questa situazione per essere quello che sei è proprio quello anche di vestirti Ok? Vestiti in quella situazione o quando hai a che fare in quella situazione, come la tua interiorità chiama quell'eleganza lì, e fai un gesto che la tua, una parte tua interna può reputare sbagliato nell'osare. Vestite in questo modo. Cioè, che cosa voglio dire? L'abito, ok? L'abito non fa il monaco, sì. Però quando lo usiamo a livello consapevole ci aiuta. E, per esempio, non andiamo in palestra con i tacchi 12, ok? Andiamo in palestra e lo scappa la ginnastica, ok? Quindi l'abbigliamento ci aiuta a impersonificarci in quel ruolo, ok? Ti stanno dicendo impersonificati nel ruolo che la tua anima chiama e, e osa. Puoi, puoi osare chiedendo permesso va bene però devi osare come sentendoti e vestendoti anche come questa tua qualità animica chiede quindi devi andare a qualche parte oppure uh, in questa situazione non hai il coraggio di essere di osare va bene qua è chiaro che in questa situazione non hai il coraggio di osare per una condotta che hai sempre avuto essendo una donna molto elegante hai paura che eh, osando nel fare qualcosa di diverso da, quello, da come ti conoscono le altre persone potresti essere giudicata male ma sappi che è una parte di te che ti giudica male quindi vestiti in quella circostanza elegantemente come solo tu sai fare con la tua eleganza e osa va bene? osa ok adesso andiamo a vedere quindi come può essere utile esternare questa qualità puoi fare affidamento sul tuo modo di essere sul tuo abbigliamento su come ti Ah, mi vestire che sarai avrai le porte aperte ok andiamo a vedere adesso eh, come ti sentirai in questa situazione mostrando questa qualità in modo armonioso come ti sentirai come ti sentirai in questa situazione mostrando le qualità in modo armonioso come ti sentirai mostrando questa qualità in modo armonioso come ti sentirai Mostrando queste, questa qualità in modo armonioso. Come ti sentirai? Libera. Bellissima immagine di una donna che sta su un fiume, no, su un fiume, un mare. E libera. Qua c'è la sagoma di una donna con una sottana, con i capelli al vento, libera a piedi nudi sulla sabbia, con le onde del mare. Eh, libera. Ti sentirai finalmente libera. Ragazzi, è una stesa ad hoc, va bene? Quindi il succo qual è? Osa con eleganza e ti sentirai libera. Esci da questo stato qui, va bene? È una stesa potentissima, ragazzi. E stesa... eh, ragazzi, se ho parlato al femminile, eh, ribaltate il concetto. È una stesa veramente bellissima. Bellissima. E Ci voglio aggiungere soltanto una carta di queste. L'oracolo, cosa ci dice l'oracolo rispetto a questa situazione? Affrontando quindi questa situazione come abbiamo appena detto, la sublime porta, sempre molta eleganza, ti, ti si aprirà una porta sublime, cioè viene sublimato questa situazione di, eh, di disagio emozionale, un po' di apatia. La sublime porta mi dice anche che avrai davanti a te... Persone laddove sentivi un giudizio che onoreranno e ti gratificheranno, va bene. In qualsiasi situazione c'era il problema o c'era una situazione un po' che ti vedeva uno stato un po' di abbassamento d'animo. Mettiamoci un'altra carta di queste, rispetto a questa situazione, osa con eleganza. Dragones, matalos a todos, dragoni, uccidili tutti, uccidi tutti i dragoni della mente. Affronta questa situazione con audacia, con determinazione e quindi osa con eleganza. Va bene? Meravigliosa stesa, ragazze mie. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. E adesso passo alla seconda variante, se non avete scelto anche l'altra variante, come sempre vi mando un grande abbraccio e che Dio vi benedica sempre. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante del brindisi, la mettiamo qua e andiamo a vedere rispetto a questa situazione quale qualità stai per sviluppare, quale qualità devi sviluppare per armonizzare i tuoi aspetti rispetto a una circostanza specifica o un problema o una situazione in particolare. allora andiamo a prendere le nostre carte associative andiamo a battere così sono enormi, tantissime allora andiamo a vedere come stai affrontando questa situazione in particolare vediamo, pensa alla situazione vediamo un po' come la stai affrontando qual è la verità come stai affrontando questa situazione battiamola un po' così come stai affrontando questa situazione Come stai affrontando questa situazione? Eh, stavo girando. Come stai affrontando questa situazione in particolare? Allora, come stai affrontando questa situazione? Carta di partenza. Allora, qua io vedo una mamma con i bambini, con dei figli. La stai affrontando molto serenamente. La vedete così la carta, ragazzi? Ragazzi, ok la sta affrontando molto serenamente. Guarda, è già una buona carta di partenza, ti devo dire. Eh? Se accudisci con pazienza, si può trattare di figli, di bambini, di, di una situazione di questa natura, oppure semplicemente stai affrontando con eh, ascolto, con delicatezza la tua bambina interiore e il tuo bambino interiore. Quindi, stai cercando di affrontare con profonda umanità e sincerità, onestà, la parte più profonda di te. Vedo che sei molto paziente, accudisci con pazienza. La stai affrontando bene questa situazione, devo dire. La stai affrontando bene, vediamo un po'. Perché queste carte sono molto evocative, eh. Sei molto attenta, qua c'è una madre attenta al, al perché il bambino si gira, la madre è attenta al fatto del perché il bambino si gira, uh, sei molto attenta ai dettagli, <coughs> ti accorgi delle cose, molto compassionevole mi viene da dire. Ok, andiamo a vedere adesso. Um, quali qualità? o stati d'animo tuoi non, non accetti, non stai accettando, oppure stai negando di manifestare in questa situazione. Quindi quale, quale qualità tua o quale stato, stato d'animo stai negando in questa situazione, vediamo quale qualità o stato d'animo, stai negando in questa situazione, quale qualità o stato d'animo, stai negando o non accetti di te in questa situazione. Molto interessante, vedete questa figura. Queste sono tutte evocative evocative. Eh? Guarda, ragazze mie e ragazzi è molto chiaro quello che stai negando. Essere fuori dagli schemi. Qua c'è una donna, eh, credo sia una donna nuda. Eh, una donna nuda che è truccata con una corona, una scusami, una, una collana blu. Azzurra, c'è molto azzurro qua legato al quinto chakra, è come se stai negando di esprimere un aspetto di te un po' più fuori dalle righe. Stai negando questa qualità, quindi stai negandoti magari qua no come anche ci vogliono, come ci hanno educato, una donna che sa prendersi cura degli altri, una donna che sa prendersi cura dei propri figli, delle proprie responsabilità, però dentro di sé cova qualcosa, è come se sta negando a se stessa una parte un po' più eclettica, una parte un po' più bizzarra, stai negando questa parte, probabilmente per giudizio, per conformismo, per come ci hanno educate, no? stai evitando o negando a te stessa questa parte un po' più eclettica, un po' più fuori dalle righe, diciamo. Mm? Ok, va bene. Adesso andiamo a vedere cosa è scomodo per te rispetto al mondo esterno se mostri questa qualità, cioè cosa è scomodo per te mostrando questa tua qualità un po' più eclettica, un po' più diversa da questa immagine quasi nettamente diversa no? cosa è scomodo per te mostrandoti al mondo esterno con anche questa qualità che stai negando? vediamo cosa è scomodo per te? ti potresti sentire isolata come se gli altri non ti capissero, qua c'è una donna sul mare, un albero un po' spoglio, è come se gli altri potrebbero isolarti? o non sentirti compresa perché magari ti hanno visto sempre una veste lì già delicata o comunque sia apprensiva che si prende cura degli altri come se avessi paura a mostrare questa qualità per paura di non essere compresa dal mondo esterno sappi che il mondo esterno è sempre una parte di noi no? quindi c'è una, una parte di te che ti dice se ti mostri anche così un po' più eclettica un po' più esagerata ok? Perché il blu, corrispondente anche al quinto chakra, l'espressione di te è un po' più eclettica, un po' più diversa da questa immagine della madre che si prende cura dei figli, ti potresti sentire. Una parte di te ti potrebbe far sentire esclusa, non compresa, lasciata in disparte, da sola. Quindi c'è paura di questo tipo di giudizio. Però sappiamo che il mondo esterno non esiste. E c'è una parte di te che invece vuole uscire ed è così l'opposto di quest'altra figura hm? rispetto proprio a come risolvere questa situazione o un problema in particolare una parte un po più eclettica di te un po più eh, bizzarra eclettica e bizzarra ok È come se una parte di te non vuole che tu la mostri questa parte più eclettica e più bizzarra perché ti fa sentire eh, giudicata ti farebbe sentire spoglia hm? ok Andiamo a vedere adesso, analizziamo cosa ti spaventa. Perché ti spaventa essere un po' più eclettica, un po' più eh, bizzarra? Perché ti spaventa? Perché ti spaventa mostrare questa qualità un po' più eclettica, un po' più bizzarra? Perché ti spaventa mostrare questa qualità? Qua c'è una donna Seduta per terra in un bar, probabilmente con un bicchiere, con un calice di vino perché potresti, perché c'hai il giudizio di essere considerata, di poter essere considerata eh, un poco di buono. Cioè, questo mi arriva, capito? Io vi dico quello che leggo, cioè, leggo, vi dico quello che vedo, e questo è il giudizio che il tuo ego ti fa sentire, capito? Cioè eh, praticamente qua c'è la, ti spaventa essere così perché potresti averlo già sperimentato in passato questo tuo essere eclettica e bizzarra, averlo mostrato ed esserti ritrovata un po' più spoglia, ok? Però è dentro di te quella qualità, nella misura in cui stiamo facendo questo video significa che vuole, chiede a udienza questa tua qualità. E vi ricordate il video che ho messo sul tradimento? No, quando le, le parti di noi contrapposte per creare il capolavoro della nostra vita devono viaggiare all'unisono, la, la cosiddetta cognutio oppositorum, fai viaggiare le tue contrarietà in modo fluido, in modo tale da creare il capolavoro della tua vita. Ok, tu ti, spaventi, ti spaventa di questa cosa, essere bizzarra ed eclettica in questa circostanza in particolare che stai pensando o a un problema che stai pensando perché potresti essere giudicata male dagli altri. Ma è una parte di te che ti giudica male, facendoti sentire spoglia, non adeguata. Qua c'è una donna che beve questo calice di vino single e qua c'è una, una persona che si prende cura dei figli in modo esemplare, va bene? Ma forse anche i tuoi figli, se hai dei figli o le persone di cui ti prendi cura o hanno bisogno di vedere questa tua ecletticità, questo essere bizzarro anche rispetto a degli schemi, mi spiego? Per risolvere questo problema o questa situazione, ok? Andiamo a vedere adesso eh, come può essere utile esternare questa tua qualità. Come può essere utile esternare questa qualità. Su cosa è possibile fare affidamento per riuscire a tirarla fuori. Vediamo un po'. Come, come può essere utile esternare questa qualità? Su cosa è possibile fare affidamento per riuscire a tirarla fuori? Vediamo. Tu sei una regina, devi sapere che tu sei una regina, qua c'è un magnifico magnifica immagine di una regina, una regina d'altri tempi, perché questa è una corona di altri tempi e con un calice di altri tempi, qua c'è un calice, qua c'è un calice della donna moderna, qui è un calice di una regina di un tempo antico. Quindi rispetto alla domanda come, come può essere utile esternare questa qualità dell'essere più eclettica, un po' più bizzarra, perché tu ti devi sentire tu sei una regina? Va bene, sei tu la regina del tuo regno, il tuo regno interno ed esterno, nella misura in cui tu ti senti una regina, cioè nella facoltà di essere questa ecletticità, questo essere un po' più bizzarra, fuori da questo schema di madre perfetta o di donna perfetta. Ok, secondo lo schema mh? allora tu sei una regina te lo puoi permettere bellissimo epilogo e eh? bellissimo epilogo ok e adesso andiamo a vedere estraiamo l'ultima carta su come ti sentirai in questa situazione specifica del problema che stai chiedendo della situazione specifica come ti sentirai mostrando queste qualità in questa qualità in modo armonioso andiamo a vedere come ti sentirai mostrando questa qualità in modo armonioso? Una strega. <ride> Bellissima immagine, una maga, una strega. Ti sentirai di avere il potere di manifestare qualsiasi cosa ti sentirai talmente bene dopo aver mostrato questa tua qualità di bizzarra di essere più eclettica rispetto a questa impostazione culturale ok sentendoti una regina ti sentirai proprio in contatto con la tua essenza vera di maga dico strega ma è la stessa cosa <ride> diciamo il modo è un po più in un'altra forma di dire maga in me goagere, cioè ti sentirai veramente il padrone e la creatrice indiscussa della tua realtà. Ti sentirai da Dio, ti sentirai bellissima, bellissimo. Uh, qua abbiamo una bellissima silhouette di una strega su una scopa con uh, le, il gatto i pipistrelli, cioè ti sentirai di dominare gli inferi. Gli inferi sono quelli del tuo subconscio. Ti sentirai in perfetto stato per poter dominare qualsiasi tipo di zavorra emozionale che ti può scorgare. Una grande maga, un grande mago. È un epilogo bellissimo, ragazzi mie, E eh, ragazzi, bellissimo, veramente bellissimo. Ti metto adesso, eh, sì, oracolo delle porte. Quindi rispetto a questa situazione, una problematica, c'è cioè più ecletticità più bizzarria, non so se si può dire così rispetto a una situazione un po' di ehm, un po' di moralismo e conformismo. Mi spiego tu sei una regina puoi fare quello che vuoi, ok? Andiamo a vedere, cosa ci dice l'oracolo. Rispetto a questa situazione. La porta del sole. Questa è una carta bellissima che ha a che fare con il sole e l'imperatore dei tarocchi. Se stiamo parlando per esempio d'amore, con questa carta mi dice fai così e verrai riconosciuta a discapito delle tue paure che ti fanno sembrare il contrario. Ok? Cioè che ti fanno sembrare che non sarà così, che non ti sentirai una maga. Quindi nell'amore, se c'è una persona in particolare con la porta del sole, mi stanno dicendo... Sì, così, perché anche per conquistare questa persona devi conquistare te stessa essendo così, l'altro fuori da te non c'è. Se parliamo di altre situazioni, la porta del sole ha a che fare con l'imperatore, che è il tuo divino maschile interno, ossia disciplina nel determinare l'ordine. L'ordine, in che cosa ha a che fare in questo caso l'ordine? Nel mettere queste due parti insieme e farle viaggiare all'unisono. E questo ti darà una felicità incommensurabile, il sole. Va bene? Se parliamo, ripeto, d'amore, questa carta con questa accoppiata mi sta dicendo che tu con questa persona devi manifestare questa tua parte eclettica e bizzarra, al di là dell'immagine che può avere questa persona di una donna perfetta di quale sei. Va bene? Perché sono due parti insieme in contrapposizione, che se esistono, significa che devi portarle in congiunzione. Va bene? Ok, e così anche nel lavoro: nel lavoro ti viene chiesto di mostrare questa tua parte bizzarra, eclettica, di sentirti una regina. Non ti preoccupare del giudizio e ti sentirai una maga. E verrà riconosciuta anche dal superiore, o dai superiori o dagli altri. Ok, andiamo a vedere adesso un'ultima carta di queste. rispetto a questo problema o situazione specifica giardino da questo nascerà qualcosa di meraviglioso ti stanno dicendo che da questo problema da questa circostanza in particolare mettendo appunto la tua ecletticità un po' più di bi essere bizzarra rispetto a questa tua eh, natura più accogliente, più elegante, nascerà qualcosa di meraviglioso, fallo e te ne, te ne darai atto, ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, stesa bellissima, complimenti, io concludo qui, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi che hanno scelto la rosa, la mettiamo qua e andiamo a vedere rispetto a una situazione particolare, rispetto a un problema specifico, rispetto a una situazione, quale qualità stai per sviluppare? Ok, e come ti sentirai una volta integrata tale qualità? Ok, andiamo a vedere. <coughs> Queste carte enormi, mettiamo così. Allora, quale qualità stai per sviluppare rispetto a questa situazione? Come affrontarla al meglio? <coughs> Vediamo. Quale qualità stai per sviluppare? Allora. Come stai affrontando questa situazione? Cioè come stai adesso? Va bene? Come stai affrontando questa situazione? Vediamo un po'. Qua c'è una bellissima immagine di questa donna, un po' girata di spalle, che si volta. La stai prendendo, diciamo, con, eh, con una certa leggerezza, e questo va bene, eh? ok? E stai vedendo la situazione... Stai vedendo i colori di questa situazione, non ti stai focalizzando sui lati in ombra, diciamo più di tanto. Eh, cerchi di sentire a livello empatico soprattutto che cosa eh, ti sta portando questa situazione. È una buona carta di partenza, vedete. Qua poi bisogna lasciarsi ispirare. No, qua c'è una donna che ha questo vestito un po' <coughs> vinta, c'è un po' alla campagnola. Sei molto in contatto con le tue emozioni rispetto a questa situazione. Alle gote rosa, come la rosa che hai scelto, anche un po' di timidezza, direi potremmo addurre anche un po' di timidezza rispetto a questa situazione. Io credo timidezza anche nel riscoprire nello scoprire la tua vera bellezza, c'è un po' di timidezza inconscia, seppur tu sei tra consapevole e inconsapevole della tua bellezza inconscia, e anche esterna, esteriore. Ok, quindi c'è una sorta di leggerezza, un po' di uh, timidezza, leggerezza, timidezza, uh, io vedo molta bellezza comunque qui in questa immagine. Va bene, andiamo ad analizzare tutto adesso. <coughs> Vediamo <coughs> quale qualità o stato d'animo non stai accettando in te stessa oppure stai negando di manifestare in questa situazione. Quale qualità o stato d'animo stai negando di manifestare in questa situazione non stai, oppure non stai accettando in te stessa? Vediamo, o in te stesso. Quale qualità <coughs> o stato d'animo stai negando o non stai accettando? Vediamo. Ah, qua c'è una donna che canta, usa come asta del microfono l'aspirapolvere. Ragazzi, mi avete fatto, mi sedono da casa mia perché io lo faccio. Allora, allora, interessantissimo. Allora, qua c'è timidezza, leggerezza, timidezza in queste immagine. Vedete, poi si fanno sempre più chiare. La qualità che non stai accettando, stai negando a te stessa è la tua follia. È un po' di follia, quella sana follia, qua c'è una donna che canta con l'aspirapolvere. Con l'asciugamano tra i capelli. <ride> In vestaglia, bellissima, un'immagine funesta, stupenda. Sembro io quando faccio le pulizie. E... Quindi non stai accettando la parte un po' più folle? E quindi come stai, come stai affrontando questa situazione con un po' di timidezza, un po' di leggerezza sì, ma timidezza al tempo stesso. C'è più timidezza se mi hanno messo questa carta qui come aspetto che stai negando a te stessa. Quindi questa è la parte da integrare in questa situazione o in questo problema specifico affinché tu possa affrontarlo al meglio. Quindi una parte un po' più folle, un po' più audace un po' più di follia, un po' più di creatività, un po' più di follia, cioè questa è una donna, un'immagine bellissima di una donna eh, pura, giovincella, cioè, eh, sai, di quella, una ragazza campagnola, bella, pulita, e qua c'è una donna con la che canta, quindi è proprio quella follia lì, quella, quel quid in più che, rende, che ti rende straordinariamente affascinante. Per affrontare questa situazione, così devi fare ok, qui è un po' il eh, diavolo l'acqua santa, cioè un po', <ride> un po' così, devi integrare un po' di questa sana follia. Mm? Andiamo a vedere adesso. Il giudizio degli altri, cioè cosa è scomodo per te nel mondo esterno, se mostri questa qualità, cioè cosa che ti preoccupa degli altri del mondo esterno rispetto al giudizio, no, andiamo a vedere. Cosa ti preoccupa del mondo esterno? Cosa è scomodo per te nel mondo esterno se mostri questa tua qualità più folle? Più, uh, no, hai capito insomma? Cosa è scomodo per te rispetto al mondo esterno se mostri questa qualità? Vediamo. Qua c'è l'immagine eh, di una donna. Con il casco da motociclista... Mh, cosa può essere scomodo per te? L'essere vista... Eh, un po' più... Come dire... Mh, casco da motociclista... Eh, qua c'è proprio l'immagine... Di una rocchettara motociclista... Mi viene da dire... C'è come se ti vergognassi un po'... Di mostrarti come rocchettara motociclista quando comunque hai una plomb delicata, raffinata, ok? Come se ti desse un po' fastidio mostrarti così. Sì. Però lo dobbiamo fare, ragazzi miei: dobbiamo integrare questa cosa eh? rispetto a questo problema, a questa situazione specifica per cui stai chiedendo. Mostrarsi un po' più rock, un po' più rock and roll, va bene? Andiamo a vedere eh? perché ti spaventa essere così? Perché ti spaventa mostrare questa qualità o perché il tuo ego non te la fa mostrare? Insomma, in questa situazione specifica di cui stiamo chiedendo, eh? perché ti spaventa mostrarti così? Perché qua abbiamo anche due, ab eh, l'abbigliamento poi dice molto in queste carte evocative, no? Qua abbiamo una donna campagnola con un vestito anche... Mm, molto vintage retro in quel senso puro e qua invece abbiamo un giubbotto di pelle eh, che richiama molto questa carta e casco <ride> un po maschietto un po quindi eh, come se ti, una parte di te si vergognasse a esprimersi in questi termini vediamo perché perché ti spaventa essere così perché ti spaventa mostrare questa qualità perché ti spaventa mostrare questa qualità hai paura di essere libera ragazze mia e di non sapere dove andare una volta senti, sentendoti libera qua c'è un'immagine bellissima di una donna che si muove danza libera con un abito trasparentissimo che fa vedere le forme perché hai paura perché ti spaventa essere così? Perché ti spaventa mostrarti questa qualità? Hai paura di essere libera? Ragazze mie ragazzi, qua si aprirebbe un podcast, podcast paura, di paura della libertà, perché qua non c'è un sentiero tracciato, conosciuto, no? È come se una parte di te dicesse se adesso mi mostro così, non so dove andare, non ho un sentiero tra già tracciato. E invece ti viene chiesto di esserlo, perché il sentiero lo crea la tua anima una volta che ti mostri, Che arrivano intuizioni. C'è la paura di essere libera qua, eh? Andrebbe indagata questa paura di essere libera. Va bene, adesso ci andiamo a mettere questi altri ragoli, poi andiamo un attimo a indagare questa carta. Mm, vediamo come può essere utile esternare questa tua qualità, su cosa è possibile fare affidamento per riuscire a tirarla fuori. Vediamo su cosa è possibile fare affidamento per tirare fuori questa tua qualità. Uh, qua abbiamo una donna con, una, con un intimo tutto in pizzo nero, bellissima. La tua sensualità, anche se tu... Uh, giubbino di pelle, uh, corto, un po' maschietto, un po' più croc. Ok, da questa tua immagine rispetto a come stai affrontando questa situazione con questa timidezza, questa cas quasi casta. Mm? Okay? questa castità, fai affidamento sulla tua sensualità, mostra questa tua parte rock, un po' più fuori dalle righe, sapendo, facendo affidamento sulla tua sensualità, che anche se ti metti il giubbotto di pelle, i pantaloni di pelle, ti metti un casco, la tua sensualità viene esaltata da questa tua qualità, e non è il contrario, perché magari molti di voi stanno pensando la mia sensualità verrebbe, <coughs> o l'immagine che e di me si palesa questa una, una donna molto casta, molto pura, molto un po' lolita anche, no? Ok. Ecco, proprio perché lolita, questa immagine tu stai affrontando questa situazione, sappi che in questa situazione per andare al meglio, a fondo in questa situazione e risolverla o portarla dalla tua parte al meglio, devi esprimere questa tua parte un po' più folle, un po' più rock, un po' più maschietto. Mm? un po' più <coughs> per sentirti libera è come se avessi paura di essere libera perché non ti senti sensuale magari anche in questa veste un po' più rock e invece abbiamo chiesto come può essere utile esternare questa qualità un po' più rock con la tua sensualità la tiri fuori con la tua sensualità anche in questa veste ok Ok, wow. Adesso andiamo a vedere come ti sentirai in questa situazione mostrando la qualità, questa qualità in modo armonico. Questa è un po' più rock. <coughs> come ti sentirai in questa situazione mostrando la qualità in modo armonioso? Wow, ti sentirai felicissima. Guardate, che bella questa immagine! Ti sentirai felicissima, felicissima, eh, vedo che proprio riscopri una bellezza in te che, non, che non, non percepivi di avere, come ti sentirai mostrando questa qualità tua più rock, più audace, facendo affidamento sulla tua sensualità eh, rispetto a un'immagine un po' più casta di te, un po' più bambina, un po' più adolescenziale. Mostrando questo, facendo affidamento sulla tua sensualità con questo rock in te, ti sentirai felicissima, sorridendo proprio quasi incredula rispetto a come ti saresti comportata in passato, ostruendo questa tua qualità un po' più rock, un po' fuori alle righe. Che vuoi uscire Va bene? Ok, <ride> voglio andare a vedere perché hai paura di sentirti libera adesso. Lavoriamo un attimo su questa carta perché hai paura di sentirti libera cosa andiamo a integrare o qual è l'archetipo? Perché hai paura di sentirti libera? Perché sei l'archetipo della vittima, ragazze mie. Non c'è nessuno fuori che ti giudica. Va bene se hai avuto esperienza di chi ti ha giudicato in questi termini affinché tu non manifestassi questa tua parte un po' più fuori le righe? Tu facendo questo mi integri l'archetipo della vittima. Nessuno più ti vittime, vittimizzerà, non ti, il tuo ego non ti vittimizzerà più perché fai esperienza di quello che ti ho detto portandolo nella pratica, questo che ti sto dicendo. Hai paura a sentirti eh, libera perché sei stata soggiogata dal tuo ego fino a questo momento. Cioè come se non te lo potessi permettere, e invece te lo devi permettere. Guardatevi il mio video su magia e iniziazio iniziazione, vittima, mago, unità, va bene? Mm. Provo per capire questo assunto, altrimenti blocco il video faccio un altro podcast che è comunque simile a quello che vi ho menzionato adesso, va bene? Mm. Siamo nati liberi, sono i condizionamenti dell'ego che ci fanno sentire in trappola, però stiamo qua, provo perché? dobbiamo superare il problema il problema, quando abbiamo un problema come ho detto nell'inizio delle tre varianti è perché la nostra coscienza si espansa e stiamo cambiando dobbiamo cambiare abito e l'abito è quello che ci corrisponde in questo caso non sei più vittima non ti sentirai più eh, in colpa di essere libera perché la colpa ce la mettono i condizionamenti ok Andiamo a vedere cosa ci dice l'oracolo delle porte. Ebbe, credi in te stessa, la porta delle stelle, tu sei una stella. L'esempio che tu porti nel manifestare quello che ti ho detto avrà una risonanza su tutte le persone che ti sono intorno e anche su quelle che non conosci, perché il tuo esempio si va a mettere nella griglia del pianeta. Come memoria cascica, del fatto ce l'ho fatta essere integra. La Porta delle Stelle mi dice: se parliamo di lavoro, se parliamo d'amore, credi nelle tue capacità, togliti le maschere e sii autentica nel, nel, in questa dualità che ti corrisponde. L'olita casta pura, sì, una grande roc Rocchettara. Con la mia sensualità. La Porta delle Stelle ti dice per vincere in qualsiasi tipo di, di situazione di cui stiamo chiedendo, autenticità. Amore e lavoro. La Porta delle Stelle è come se uscita la stella, sanazione di queste dinamiche e ti viene chiesta l'autenticità senza maschere. Vinci, semi integri e fai l'esperienza di questa polarità. Va bene? Wow! Andiamo a mettercene ancora un'altra. <coughs> Cosa ci dice l'oracolo della magia? Vedi? Oro, non hai bisogno che nessun altro ti arregle, non hai bisogno eh, che nessun altro ti dica come devi fare. Tu sei oro, tu sei una stella. Non hai bisogno che nessuno ti dica come devi fare, lasciati trasportare dalla tua intuizione. Va bene? Nessuno ti deve dire come devi fare, lo sai solo tu. Sei tu che porti l'esempio al mondo e questa bellissima immagine di come ti sentirai adempiendo quello che abbiamo detto, cognutio oppositorum, congiunzione di questa polarità meravigliosa, ti farà sentire di una gioia inesauribile bellissime per le mie ragazze e i miei ragazzi vi faccio i miei più grandi complimenti detto questo vi faccio un grandissimo in bocca al lupo vi abbraccio fortissimo noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica